un appuntamento che si ripete da oltre 30 anni e che quest'anno festeggiava la 63esima edizione. Foto Antiquari ha fatto diventare ancora una volta Arezzo la capitale della fotografia grazie al fotoclub La Chimera in collaborazione con Confesercenti, con il patrocinio del comune della provincia di Arezzo. Oltre 50 espositori con la possibilità di trovare vere e proprie chicche in un momento in cui aumentano gli appassionati delle macchine fotografiche d'epoca. Come vediamo, la fotografia ancora è viva, perché certi dicono che la foto è morta, però questo dimostra che non è vero. Quindi abbiamo qui Glauco Ciacci, che ha seguito da anni la fotografia e quindi diciamo che anche da troppi quasi, perché da troppi, perché vuol dire che siamo diventati grandi e parecchio l'abbiamo seguita insieme. Quindi ora qui cominciano a esserci novità, perché effettivamente ora anche la foto digitale, diciamo, ai fotoamatori, quelli più evoluti, comincia a stufare. E quindi ecco, e ricercano cose che erano molto usate nel passato per ritrovare qualcosa di simpatico e qualcosa di nuovo da fare. Ma questo sì, non per niente Foto Antiquaria si chiama Foto Antiquaria, perché va a ricercare le origini un po' della fotografia. Noi abbiamo avuto anche una grossa fortuna con il digitale, perché Foto Antiquaria è riuscita a mettere sul mercato prodotti digitali che altrimenti sarebbero scomparsi, perché si trovano col digitale, purtroppo c'è un'evoluzione continua di modelli, e quindi che i modelli che erano di ultima generazione, superati e non più vendibili, qui si trovano a prezzi veramente ottimi. E quello che diceva Piero è interessante, perché c'è questo ritorno anche alla fotografia chimica, alla fotografia tradizionale, in particolare al bianco e nero, e anche c'è questo ritorno alla foto istantanea. E questo è una come posso dire, un sintomo estremamente importante, perché per noi vecchi, come dice Piero, la fotografia vera è quella stampata, non il file. Quindi queste piccole macchine Instamatiche danno a chi le usa la soddisfazione di avere un qualcosa di concreto, cioè un'immagine palpabile, vera, la stampa. E con questo appunto penso che anche Toscana Photo Service ha portato anche queste macchinette Instamatic, che stanno andando molto di moda. A impreziosire ulteriormente la giornata, l'affascinante parata di auto storiche provenienti da Firenze che, passando per il Casentino, sono giunte in Piazza Grande.